Buongiorno, benvenuto in questo nuovo video, anzi in questo nuovo vlog, perché è proprio un vlog. Ma prima di iniziare il vlog voglio creare con voi, voglio fare un tutorial, come avrete letto dal titolo, di questo lecca lecca gigante. Non posso spostarmi troppo perché noi abbiamo già fatto l'albero, per noi oggi è il 26 di novembre, ma voi vedrete l'albero di Natale il primo di dicembre, quindi noi abbiamo fatto l'albero oggi pomeriggio. Scusate, mi è andata giù la voce, che è sabato. Ma non lo vedrete in questo video perché vi sto registrando l'intro dopo aver fatto tutto quello che vedrete in questo video. Quindi andremo a fare insieme questo lecca lecca gigante, che è bellissimo, vicino all'albero fa un effetto incredibile. Quasi sicuramente ne andrò a fare degli altri. Comunque vi lascio al tutorial e poi al video. Per fare il nostro lecca lecca gigante ci servirà una base rotonda di queste qua per torte in polistirolo, un'asta per palloncini, un nastro a nostro piacimento, poi ci serviranno dei brillantini sia bianchi, questi qua, che rossi, poi la colla vinilica del colore acrilico rosso o anche bordeaux va benissimo e poi un cellophane per chiudere il tutto. Iniziamo! Come primissima cosa, prima di iniziare a disegnare le linee che determinano poi il disegno del nostro lecca lecca, vado a prendere il centro del nostro cerchio e poi vado a formare tutte le linee. Io faccio tutto molto ad occhio, quindi non ho utilizzato niente, però voi se volete essere più precisi, ovviamente potete utilizzare tutti gli strumenti necessari. Io ho fatto ad occhio e devo dire, sono stata fortunata perché mi è andata bene. Ora, dopo aver disegnato tutte le linee con il colore rosso acrilico, vado a colorare uno spazio sì, uno spazio no e così via. Inizio con un pennellino piccolo dove vado a fare i bordi, tenendomi sempre all'interno della parte che devo andare a colorare. Così se vado a sbavare, non importa, infatti avete visto sbavato, non importa perché tanto poi quella parte lì andrà colorata. Ora vi faccio vedere io come faccio. Prima pennello fine e poi pennello più grande, salto una parte, cioè la lascio bianca e vado a fare l'altra parte nello stesso identico procedimento. Finito di colorare il nostro lecca lecca, vado a forare la parte del polistirolo e mi aiuto con una matita perché con l'asta, questa qui per palloncini, è un po' impossibile. Quindi mi aiuto con la matita, cerco di forare in profondità e poi vado ad inserire il bastoncino. Eccolo qua, che carino, sono molto soddisfatta io. Comunque vi consiglio di utilizzare, se ce l'avete o se lo trovate, qualcosa in plastica per il bastoncino perché non è molto stabile l'asta dei palloncini, bisogna fare molta attenzione. Ora vado a cospargere con la colla vinilica tutte le parti rosse, faccio una parte e poi gli vado a mettere i brillantini, utilizzo il cartoncino sotto così quei brillantini vado a riutilizzarli. Poi vado insomma su tutte le parti rosse a mettere la colla vinilica e a ricoprirla con i brillantini rossi. E ora invece con la colla vinilica vado a fare le parti bianche. Se vi cadono dei brillantini rossi sulle parti bianche, non vi preoccupate, prendete un pennello pulito e cercate di eliminarli.
e vengono via tranquillamente. Comunque, ora faccio le parti bianche ed ecco qua. Guardate che bello il risultato finale. No, è stupendo, io lo adoro. Dopo aver chiuso col cellophane il nostro bellissimo lecca lecca, vado a formare un fiocchettino. Allora, con il nastro formo questo fiocchetto, come avete visto non ho fatto giri strani, nodi, no, l'ho semplicemente avvicinato e poi con il filo bianco l'ho chiuso e via. Stessa cosa dietro, non sono stata ad impazzire, l'ho chiuso con lo scotch e via così. Ora un altro giretto stretto stretto col nastro bianco e poi vado a mettere il nostro fiocchetto ed è praticamente terminato. Avete visto il tutorial e io spero davvero vi sia piaciuto, a me piace tantissimo, infatti non vedo l'ora di decorare per vedere come sta e molto probabilmente, così sentite meglio, molto probabilmente ne farò un altro, anche due, vediamo, volevo vedere di metterne anche qualcuno fuori. Comunque ragazzi, io intanto sto cucinando ed inoltre oggi per voi è mercoledì 30 novembre, per noi invece adesso il 26 di novembre. E quando vedrete questo video sarà il compleanno di Marecchino, che fa 6 anni, però ovviamente per noi non è ancora il suo compleanno, invece per voi sarà proprio il giorno del compleanno del mio amore, mio bimbo grande. Comunque, allora, sto preparando le salsicce, sono le 11:30, sto già mettendo su il pranzo perché viene pranzo qui papà, maggior mamma e papà con me, e oggi finalmente, ma non voglio cantare vittoria perché poi ho paura che magari mio papà sia anche dimenticato, speriamo di no, andremo ad appendere il televisore. Finalmente ragazze, sono 2 anni che cucciolino, sono 2 anni che ho comprato, quasi 2 anni, oh, Marek aspetta, quasi 2 anni, Marek che braccio, che ho comprato quello, l'asta per la TV, l'ho comprata a luglio del 2021, siamo a dicembre 2022, ancora dobbiamo prendere il televisore, perché così perlomeno appendendo il televisore possiamo spostarlo e vederlo anche dalla cucina, perché è un po' triste, soprattutto quando sono da sola, sarà anche con la TV di là, è un po' triste, vi dico la verità. Anche se più che altro io guardo video, non guardo la TV, la guardo davvero poco. E se la guardo per vedere YouTube o Netflix, non guardo tanti programmi. In realtà non guardiamo quasi più nulla, vi dico la verità. Comunque, a parte ciò, inoltre ragazze, vi anticipo già che non so in quale era. Marek, ma che koala! Dai, amore! Vi dicevo che non so in quale era, andremo a modificare la zona TV, perché secondo me è un po' troppo piena, non lo so, andremo a modificare, già un po' che vorrei modificarla e penso che questo mobile lo metteremo in bagno su, faremo il buco per mettergli il lavandino, cambieremo anche il lavandino. No, ma guardate sto bimbo, allora, comunque metteremo il, faremo il buco, metteremo il lavandino, un lavandino moderno e poi così lo risfrutto perché comunque è comodo, nel bagno secondo me sta bene, vediamo, non lo so, non vedo l'ora di sistemare quella zona lì. Inoltre oggi io questo bimbo cosa facciamo? Iniziamo a girare i vlogmas, oggi pomeriggio io e Marek inizieremo a girare i vlogmas, andremo a decorare la casa. L'albero di Natale decoreremo la casa. Sì, faremo l'albero di Natale e decoreremo la casa oggi io e questo bimbo. Domani, vediamo amore, iniziamo a fare il primo. Comunque oggi decoreremo un po' casa per Natale, vediamo cosa riusciamo a fare, perché bisogna vedere anche il nonno che ora finisce, perché poi deve farmi prendermi le misure per che deve iniziare i lavori su in camera da letto. Sapete, bisogna mettere il parquet, tutti i danni che ci sono stati tra incendio e alluvione, quella camera da letto proprio, guardate, comunque, quindi devo iniziare a prendere le misure perché poi iniziamo anche i lavori in camera da letto, non so, penso prossima settimana o la prossima ancora, vediamo, prima di Natale. Ok, followings, adesso finisco di preparare il pranzo,
poi dopo magari, cioè no magari, dopo se mio papà si è ricordato, vi faccio vedere come sistemiamo la TV, così aggiustiamo un pochino quella zona lì. Allora l'abbiamo appesa, mi piace moltissimo di più, adesso c'è un disastro, tutto in disordine. Comunque questo è uno dei modi in cui si può mettere la televisione. Quello è uno dei modi in cui si può mettere la televisione, ma Marek, si può mettere anche in altri modi, si può mettere centrata al mobile, però io l'ho messa così perché si vede molto meglio dal divano. E appunto si può mettere centrata col mobile, si può spostare tutta in qua. Purtroppo comunque dalla cucina non si vede un Jesus, quindi per quanto riguarda guardare la TV dalla cucina non ho risolto un piffero, perché abbiamo qui il citofono. Fino a che non spostiamo il citofono qua, che è una cosa che vogliamo fare, lo sapete dall'inizio, finché non spostiamo il citofono qua non si può fare. Perché se mio papà metteva la staffa più in qua, cosa c'è? Se mio papà metteva la staffa più in qua, la TV poi andava a coprire il citofono e non va bene. Quindi quando sposteremo il citofono, mio papà con tutta la pazienza dell'universo, mi ha già detto che lo farà senza problemi, sposterà di 30 cm più o meno, in modo che la TV può fare così e noi la possiamo vedere dal tavolo. Anche se abbiamo questa simpaticissima colonna in mezzo alle bowls, che sapete la colonna portante non si può togliere, e non mi fa vedere un piffero lo stesso. Però si vede bene dal bagno la TV, e quindi devo dire la verità, se andiamo in bagno vediamo la TV. Pazienza, pazienza. L'importante, ragazze, per me era, vabbè, io l'avevo fatto più che altro per vedere la TV in cucina, ma così non è stato, non importa, un pochino di più rispetto a prima si può sicuramente vedere, ma sono contenta di averla appesa, anche perché qui almeno il piano d'appoggio libero. E inoltre, ragazze, Marek non mi va sempre a toccare là sopra, perché Marek va a toccare sempre la TV e rischiava sempre di farsela cadere addosso, quindi comunque preferisco metterla appesa. Poi sono contenta di averla messa così, che poi appunto, ragazze, dopo vi faccio vedere, si può spostare in tutti i modi che vogliamo, perché si vede molto meglio dal divano. Faccio vedere. Disastro a parte, perché c'è un disastro dal divano, io sono qui al centro del divano, si vede una meraviglia, tutta un'altra roba. Sono contentissima comunque di averla messa, dai, ci voleva. E non toccare, vedete che Marek la tocca in continuazione sta televisione, non la toccare, amore, e perlomeno così non gli va addosso, almeno quello. Adesso poi sistemiamo i fili, diamo una bella sistemata, ve lo faccio vedere a posto, e in più posso appoggiare, ma posso appoggiare qualcosa sul mobile, qualcosina in più volendo. Comunque abbiamo preso tutte le decorazioni natalizie, mia mamma e mio papà ci hanno dato una mano, e poi gli ho chiesto se volevano rimanere qua, però mio papà aveva da fare, quindi sono andati. Magari facevamo l'albero insieme. Marek, no, Marek, mi stai distruggendo tutte le decorazioni, dammi questo lecca lecca. Comunque Marek, non lo rompere, mi arrabbio. Allora, siamo andati in garage a prendere tutta la roba di Natale e adesso io e Marecchino iniziamo il Grinch. Adesso io e Marecchino iniziamo, voglio prima mettere un po' a posto, un po' in ordine qua su, che stamattina era tutto in ordine, poi magicamente caos. Voglio fare un attimo, anche se mia mamma mi ha già riempito la lavastoviglie e tutto, voglio fare un attimo una sistemata alla cucina. Così io e Marek iniziamo, non so se iniziamo dall'albero di Natale. Io per fare l'albero di Natale volevo aspettare mio marito, ma vabbè, stasera farà tardissimo, arriverà per le 8 a casa, quindi figuriamoci. Domani sicuramente se ne vuole stare tutto il tempo sul divano, perché ragazzi è stanco morto,
In realtà gli faccio un torto. Io se lo aspetto a fare l'albero di Natale, non gli faccio un piacere, gli faccio un torto perché mio marito è un po' il grinch della situazione, quindi non gliene può fregare di meno. Devo spostare anche la credenza di là. Insomma, ci abbiamo un po' da fare adesso io e Marek. Ora mi do un attimo da fare un po' a posto, mi do un attimo da fare. Poi, ovviamente, voi non lo vedrete in questo video, ma lo vedrete nel video di domani perché domani iniziano i Vlogmas. Ed inoltre, ragazze, vi dico già che. Vi chiedo già scusa in anticipo, ma non riuscirò a rispondere a tutti i commenti, non tutti i giorni, magari ci saranno dei giorni in cui non riuscirò proprio a rispondere. Uno tra poco iniziano i preparativi per il compleanno di Marek, quindi sarò super mega impegnatissima, non solo per quello ovviamente, poi in questi vlog, ma ci saranno tante cosine belle da vedere e registrando tutti i giorni, eccetera, eccetera, mi viene molto più difficile facendo comunque uscire un video al giorno rispondere a tutti i commenti di tutti, quindi perdonatemi, io vi prometto che a prescindere vi leggerò tutte. Adesso in più nel mese di dicembre vorrò... Ma le api? A novembre? Facciamola uscire, vieni, apri la porta, così va via e se ne va tranquilla a trotterellare tra i fiori. Vieni, Epina! La mosca non importa, Marek, ma l'ape è lì, aspetta che la faccio uscire. Scusatemi, ma io sapete che ho la fobia di ogni insetto, quelli volanti ancora di più. Non so da dove sia entrata quest'ape, cioè lo so, è entrata da fuori, ma siccome c'erano meno 18 stamattina, io non lo so come fanno ad essere ancora in giro queste api. Comunque l'abbiamo liberata, l'abbiamo fatta uscire così svolazza tra i fiorellini e non a casa mia. Stavo dicendo un'altra cosa che io però non ricordo cosa stavo dicendo. Ah, che comunque nel mese di dicembre vorrei riuscire, mi auguro vivamente, di fare bianca anche la porta d'ingresso, il portone, così qua giù è tutto fatto, cioè tutto fatto un attimo, sapete che devo sistemare al meglio quella zona lì, la zona soggiorno, la TV, ve l'ho detto prima, e poi ragazze in futuro, spero in un futuro più presente che futuro, dobbiamo finire la cucina, perché qua dobbiamo farci fare il mobile su misura che faccia così, insomma, richiudere il frigorifero. Continuare, fare così e così, chiudere tutto, così qua rimane tutto chiuso e rimane tutta zona cucina. Il tuo alberello è suo, amore, il tuo alberello. Niente, ragazzi, io mi metto un po' a pulire perché male che non sta più nella pelle. Abbiamo spostato la vetrina, dico abbiamo perché Marek mi ha dato una grandissima mano a svuotarla. Abbiamo appoggiato un po' di cosine qua, un po' di cosine in cucina e senza la vetrina mi fa impressione perché sembra enorme. Eppure la vetrina non è che occupi chissà quale spazio, che poi non è grandissima, però senza la vetrina, cioè, è stranissimo. Faccio vedere. Wow, troppo strano. Poi, come notate, lì mancano i battiscopa. Perché se vi ricordate, lì c'era il camino. Cosa c'è, Marek? Oggi sei una piccola cozzetta. Comunque, guardate, qua dobbiamo mettere ancora il pavimento. Per quello, noi ci abbiamo appoggiato la. Marek, basta! La vetrina, la credenza, insomma, quello che è. Perché perlomeno copre le magagne, che per il momento è ancora così, perché come vi ho detto anche nello scorso video, stiamo ancora aspettando l'assicurazione, tutto il risarcimento dell'assicurazione. Quindi noi adesso i soldi per fare questi lavori non ce li abbiamo, quindi aspettiamo, attendiamo. Comunque è brutto proprio da vedere. Con la vetrina non si vede niente. Qui inoltre il pavimento è bucato perché c'erano i tasselli per la struttura del camino. Cioè, guardate qua. Qua ci sono i tubi. Sì, amore, non toccare. E niente, adesso ci mettiamo l'albero qua. Per terra ci verrà il tappeto bianco, così non si nota tutto. Poi tanto l'albero davanti copre. E basta, qua c'è macello, 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 macello. La vetrina l'abbiamo messa qua, ma ve lo faccio vedere nel vlogmas. Sta bene? No, no, non mi piace. E più che altro anche perché adesso avendo anche le mensoline, le copre un pochino, non ha tanto senso, ma sti cavoli, ragazze, un mese, pace, deve stare così. E poi lo vedrete nel video di domani. Non è malvagia, perché non è malvagia, già ce l'avevo lì prima, ma non c'erano le mensoline. Adesso con le mensoline si vede che va proprio a coprirle. Cosa c'è? Adesso io e Marek chiudiamo qui questo video, vero Marek? Ma Gli diamo appuntamento alle followings a domani per i Vlogmas? allora Allora, vai! andiamo a casa a fatto vedere Diciamolo, vieni! e dopo quando abbiamo finito questo video Se n'è andata. Ah, lì c'è il nostro alberello. Alberello, alberone! Perché il nostro albero è alto 2,10 m ed è l'albero che abbiamo preso.
Adesso prendiamo anche il tuo. L'albero che abbiamo preso 2 anni fa, nel 2020, da Happy Casa, si chiama Tarvisio, il più bello che c'è, da Happy Casa. E noi col Black Friday di 2 anni fa, del 2020, l'abbiamo pagato 89 euro. Adesso mi pare che sia già 156, una roba del genere. Comunque, fantastico, se volete prenderlo, fidatevi. Tarvisio, Happy Casa, è spettacolare. Tanto lo vedrete domani nei Vlogmas. Ma se non volete aspettare domani, guardatemi i miei vecchi Vlogmas 2020-2021. Vedete quanto è bello l'albero. Ragazzi, vi mando un mega bacione. E noi ci vediamo domani con il nostro primo... Vlogmas! Ciao ragazze, a domani!